Blu Celesti Forever. Sponsored by Officine Santa Fede. Flanges made in Italy. www.officinesantafede.com. Blu Celesti Forever. Le storie e i racconti di uomini che hanno indossato una maglia che è una seconda pelle. Blu Celesti Forever. A cura di Albino Alborghetti. Amici di Lecco Channel e Lecco Channel News, un ben ritrovati a tutti voi per una nuova puntata di Il Blu Celeste Forever, la trasmissione che racconta la storia umana e calcistica di tutti coloro che hanno indossato la maglia blu celeste. Oggi abbiamo un gradito ospite dalla Campania, da Torre del Greco, e diamo il nostro benvenuto a Crescenzo Izzo, che è qui con noi. Ciao Crescenzo. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Crescenzo, noi facciamo questa trasmissione per ricordare noi che abbiamo avuto il piacere, io poi ho avuto il piacere di vederti giocare come tantissime altre persone, ma per raccontare anche a chi non ha avuto questo piacere che tipo di giocatore c'erano, che tipo di personaggi c'erano in quegli anni e che campionati si facevano in quegli anni. Tu sei venuto a Lecco in che anno, te lo ricordi Crescenzo? Io sono venuto nel 1978 e venivo dal Brindisi. Tramite Avellino, perché è venuto in prestito a Lecco. E tu avevi giocato a Brindisi, se non ricordo male, c'era anche Sensibile forse. Aldo Sensibile, La Palma, Boccolini, questi giocatori qua. E Boccolini era un'ala sinistra, se non ricordo male. Sì, mezz'ala sinistra della Lazio. E com'è stato il tuo impatto, Crescenzo, con la città? Io mi sono trovato eccezionale, ho fatto campionato il primo mostruoso con una squadra attrezzata per poter fare bene. Comunque all'epoca era un altro calcio. Sì, certo, era tutto completamente diverso. È anche vero che avevamo una squadra di poco fortissima. Ti ricordi qualche tuo compagno del primo anno? Io ricordo tutto. Il portiere Navazzotti, Santi, Pala, Crutti, Galluzzo, Bocchini, Meda, tutti quanti, non li posso mai dimenticare, sono passati degli anni ma non li dimenticherò mai. Guarda, tra l'altro proprio pochi due giorni fa ero a pranzo con Crotti, che ho rivisto per caso, lui allena in serie di Caravaggio. Dicendo che ti avrei chiamato per fare questa trasmissione, mi ha chiesto di salutarti caramente. Enormemente, dagli un bacione, poi casomai tramite te mi dai il numero di telefono e mi metterò in contatto anche con lui. Poi sai che Galluzzo è già stato ospite di questa trasmissione che dura da qualche anno, ci sentiamo spesso. Sì, per recuperare tutti i giocatori in giro per l'Italia che fanno, chi è ancora attività col calcio come te, come Galluzzo, chi altre cose, dobbiamo poi ci mettiamo del tempo. Però... a me mi è fatto enormemente piacere, Aldo, te l'ho detto prima. Io se riuscireste a fare qualche altra cosa, io salirei volentieri, perché è una città che io ho nel cuore. Ascolta Crescenzo, ecco, raccontaci la città, come ti è sembrata, tu che arrivavi dal sud, in un sud caldo. Pensate che io ero appena sposato, avevo 20 anni, con mia moglie abbiamo fatto una scelta di vita, anche se io avrei voluto rimanere là, perché è una società, è una città bellissima. Allora, in quegli anni vivevi in città, dove vivevi? Te lo ricordi? Io prima vivevo a Bellagio, Rione Bolzano, quello là, la periferia sud. Ah, a Pescarenico? Bravo, esatto, quel parco là nuovo. E lì abitavi? Sì, poi la seconda volta abitavo un po' in montagna. Verso la Valsassia? Sopra in montagna. Verso la Valsassia? Bravo. Tu dicevi un calcio diverso in un mondo diverso, okay, perché è tutto cambiato a Crescenzo, no? Non solo a Lecco ma ovunque. Vabbè, un po' dappertutto. Però ti ricordi una piazza calda? C'è sempre stato comunque una piazza che ricordava molto il sud dal punto di vista del tifo.
No, ma noi quando facevamo il derby con il Como, se c'è, è la fatta simile a questa qua del sud, perché poi il calcio è dappertutto. Sì, sì, è vero. Comunque col Como c'era una rivalità, però buona. Sì, ma guarda che c'è ancora, eh. Beh, quello sicuramente. Poi tu hai girato tante squadre nella tua carriera. Sì, ne ho fatte tante. Hai fatto Brindisi, Teramo, se non ricordo male, Avellino. Un po' dappertutto, Lecco, Giarre, Catania, Turris, Nocerino, Nola. Ho fatto un po', no, ma un po' il girologo. Avrei potuto fare molto di più, però non c'ho nessun rammarico. No, però c'è da dire una cosa, che siccome tu eri un giocatore, secondo me un giocatore di classe vero, eri un'ala vera, tu hai anche esordito in Serie B il 24 marzo come attaccante in Bari Brindisi. 74-75. Perfetto. E hai giocato anche, se non ricordo male, nella nazionale, che era l'Under 16. Under 18, Under 21. Lì c'erano, mi sono fatto una piccola nota, Crescenzo, dimmi se sbaglio, sì, con la memoria. Hai giocato, c'erano giocatori che si chiamavano Cabrini, Marangon, Brio, sì, Buso, Greco, Scianni Manico, Vincenzi, quello che poi è andato anche al Milan. Sì, attaccante, sì. Galbiati. Ceccato, Virdis, Trevisanello. Poi c'era il selezionatore, se non ricordo male, era Azeglio Vicini. No. Non hai sbagliato, ti sei informato bene. Se poi dobbiamo parlare con delle persone così brave come te, dobbiamo raccontargli le cose come erano. Vabbè, Aldo, ma quelle sono grande soddisfazione. Io sono rimasto molto contento che ci siamo sentiti prima io e te. Ascolta, Crescenzo, la tua famiglia è una famiglia che è sposata col calcio, è legata col calcio, perché tu hai una storia. Hai una storia familiare proprio di contigua con la parte calcistica. Diciamo il grande poteva togliermi qualche soddisfazione in più, ma tu il calcio sai come procede. Ha fatto 7-8 anni di sci, adesso c'ha 36 anni, si è ritirato, fa scuola calcio con me e fa gioco così in promozione, così per divertirsi. Il secondo si è rotto tutti e due i ginocchi e ha tolto subito di me, giocava anche lui in Serie C e poi c'è il terzo che giochi in eccellenza qua in Campania. Ascolta, Crescenzo, rispetto ai tempi in cui tu hai calcato i campi di gioco, cos'è la differenza più grande che noti adesso con il calcio attuale? Per me, secondo me è cambiato molto sulla tecnica individuale, nello specifico non lavora più nessuno, lavorano sempre sulla forza fisica, la forza esplosiva, avere corsa, però si perde molto sul lato tecnico. Sì, perché noi diciamo che il settore giovanile si deve curare molto su queste cose qua. Sì, io ricordo che quando voi facevate allenamento si lavorava molto, ma era così dappertutto, si lavorava molto con il pallone, cosa che oggi si fa sempre meno. Il pallone mattina, pomeriggio e sera, quello che faccio io con i ragazzi. Mentre adesso sembra quasi che invece che di squadre calcistiche si allenano dei podisti. Il prototipo fisicamente, forza fisica, esplosivo, basta che corrono e loro pensano che hanno risolto tutti i problemi. Perciò poi alla fine talenti naturali ne sono poco qua in Italia. Cos'è che può insegnare ancora il calcio al di là della parte tecnica professionale? Umanamente, cosa può dare ancora alle persone, ai ragazzi che lo intraprendono? Ma Paolo, io fin quando ho la forza che Dio mi dà, io fin quando mi farò vecchio mi dedicherò anima e corpo sempre con i piccolini, perché quello che può insegnare sono i piccolini. È una grande soddisfazione, Crescenzo. Ma grande, grande proprio. Paolo, io ho fatto 3 anni, ho fatto 3 anni a Napoli, il settore giovanile, mi sono proprio divertito. E lì, secondo te, vige ancora quella brutta regola che va avanti solo chi ha conoscenze o c'è ancora... Il calcio nel sedere ci sta sempre, Aldo, sì. Ci sta sempre. Però c'è ancora, diciamo che la poesia non si perde mai. No, la poesia mai. Io mi ricordo quando stavamo là a Lecco, avevamo una squadra proprio... tecnica, forza, avevamo tutti, è uno spettacolo, secondo me quelle squadre là, quegli uomini là potevano sicuramente giocare in Serie B tutti qua. E sai che anche Navazzotti abbiamo avuto ospite in questa trasmissione, lui adesso continua a fare il preparatore dei portieri,
Milan, là. Sì, del Milan. Aldo, devi farmi la cortesia, perché io mi voglio mettere in contatto anche con lui. Ce l'ho sul sito, però non riesco a mettermi in contatto. No, poi ti diamo noi la maniera di poter contattare tutti quanti. Perché se tu ti riesci a fare qualcosa, io li faccio i 1000 chilometri a trovarli, perché poi ti voglio conoscere da vicino. Magari sarò anche 4-5 giorni. Certo, sarà un piacere per noi averti qui. Ascoltami una cosa. Tu fai questi 2 anni a Lecco, Crescenzo, vivi 2 anni in questa città che diventa la tua città per quel periodo. Cos'è che hai apprezzato e cos'hai meno apprezzato di questa storia a Lecco? Meno apprezzato no, io la vivevo la città, io stavo sempre là. Questa è una grande... Vabbè, tutto di positivo quello che ho appreso là, è che poi ero un giovane, allora quando tu sei giovane la vivi bene. Sì, tu poi sei del 57, se non ricordo male. 57, sì, esatto. Ah, poi rispetto a quello che avviene adesso, diciamo che chi andava a giocare in un'altra piazza, poteva essere Lecco, ma poteva essere Nocera, cioè la città dove andava la viveva, cioè si sentiva bravo, giocatore. Bravo, bravo. Oggi... Io avevo 20 anni, mia moglie ne aveva 19, figurati se non la vivevamo questa situazione. Poi è una città eccezionale, bellissima. Mi ripeterò sempre, sarà sempre nel mio cuore. E questa città che ti ha lasciato, in cui tu hai lasciato comunque una traccia, perché vedi Crescenzo, che poi sono passati tanti anni, ma c'è stato qualcuno che ha avuto la voglia di venire a cercarti per rinnovare il ricordo di quegli anni. Ma è un giusto orgoglio quello che tu devi avere, perché anche noi siamo orgogliosi di aver avuto una persona e un giocatore di calcio come te a vestire la nostra maglia. Allora, io ti dico in chiusura, la tua vita è sempre legata al calcio, perché tu adesso hai una scuola calcio proprio lì a Torre del Greco. E quanti ragazzi hai? Ne ho abbastanza, Aldo, mi seguono, sono un'istituzione qua a Torre del Greco. Sì, questo lo so. Ce n'ho un 250-300. Accidenti. E a tutti cerchi di trasferire la cosa più importante, che è quella che al pallone si gioca prima che con i piedi, con la testa. Con la testa, è normale. Questo però è normale solo per quelli che il calcio sanno veramente. Per quelli che hanno masticato. Se no diventa difficile. Bravo. Crescenzo, che non so cos'altro dirti, soltanto un abbraccio forte, forte, forte. È stato un piacere averti qui con noi a Blu Celesti Forever. Se rimani in linea, un abbraccio forte a tutto il pubblico, a tutti i tifosi, e forza Lecco. Ecco, se rimani in linea, ti facciamo avere, cominciamo a darti qualche piccola referenza, oppure se ci dai una mail, ti mandiamo noi un po' di numeri di telefono dei tuoi vecchi compagni, così li puoi contattare. Ma Aldo, me li puoi mettere anche sul. Come vuoi tu, fammeli per venire come vuoi tu. Ti chiamo io, ci sentiamo su Facebook, non sono problemi. No, guarda, te li mandiamo anche via messaggio, non è un problema. Allora mandamelo via messaggio. Te li mandiamo via messaggio. Grazie a Crescenzo Izzo di essere stato qui con noi a Blu Celesti Forever, e agli amici di Lecco Channel e Lecco Channel News, a presto con un'altra puntata di Blu Celesti Forever. Una maglia che è una seconda pelle. Blu Celesti Forever. Sponsored by Officine Santa Fede. Flanges made in Italy. www.officinesantafede.com. Blu Celesti Forever. Le storie e i racconti di uomini che hanno indossato una maglia che è una seconda pelle. Blu Celesti Forever. A cura di Albino Alborghetti.